Al suo arrivo in ospedale aveva ancora nell'addome la lama del coltello con il quale poco prima aveva ucciso la moglie. Enrico Marrama, 70 anni, di Corfinio, ieri al culmine di un litigio ha compiuto l'uxoricidio scegliendo poi di farla finita. È stato il figlio della coppia al suo rientro da una passeggiata in bicicletta verso ora di pranzo a lanciare l'allarme chiamando il 118. Una scena terribile quella che si è materializzata davanti ai suoi occhi, con la madre, Maria Pia Reale, ex insegnante, ormai esanime, e il padre agonizzante. Per quest'ultimo è stata inutile la corsa in ospedale a Sulmona, dove è morto poco dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto. I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno eseguito i rilievi all'interno dell'abitazione della coppia in via Apopedio a Corfinio, ma a stabilire l'esatta dinamica dell'uxoricidio sarà l'autopsia, che si dovrebbe svolgere nella giornata di domani all'obitorio di Avezzano. Secondo quanto si è appreso alla base del litigio, uno dei tanti sfociato infine in tragedia, ci sarebbe la ludopatia di cui era affetto Marrama. Le scommesse sulle corse dei cavalli erano diventate un vizio insostenibile che lo avevano trascinato in un vortice di violenze. Già un mese fa aveva cercato di togliersi la vita ingerendo degli psicofarmaci, ma era stato salvato, trovato sotto un cavalcavia della 25 e poi ricoverato in ospedale all'Aquila. Cure che evidentemente non sono bastate a riportare la lucidità nella sua mente e ieri ha dato sfogo a tutta la sua follia. Quei 78 grammi qua, tutte sorprese, mi erano rimaste tutte a bocca aperta, come dire. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Che in un piccolo paese può essere. Poi un piccolo paese, lui, io lo conosco da quando eravamo bambini, una brava persona, la moglie pure. Noi siamo amici da piccoli, l'ho visto ieri, certo. L'avevo visto, siamo stati qua a parlare qui, ci siamo lasciati, però mi sembrava abbastanza... Nessuno si aspettava una cosa, una tragedia simile, insomma.